in molti credevano fosse una moda e invece a quanto pare rappresenta il futuro del vino in Italia, soprattutto a tutta stagione e a tutto pasto. Parliamo del vino rosato, la terza nomination. Rosato 2012, Fietri, Gaiole in Chianti. Bene, la clip precedente siamo stati in Campania, costiera amalfitana, qui è un altro territorio davvero straordinario della nostra Italia. Dire Chianti non significa solo dire un grande vino, ma significa dire anche un grande territorio, anche una grande bellezza, direi, visto che siamo certamente vicini ad un altro Oscar, quello del cinema. Certamente sì, e proprio sul nostro logo abbiamo scritto tre parole sotto al nome Fietri, abbiamo scritto territorio, carattere, identità, e partiamo proprio dal territorio, perché è questo territorio straordinario e che poi è l'origine della nostra produzione, ma non solo enologica ma anche culturale e sociale. In un mare di rosso questo rosato è una gemma di corallo che coniuga la grazia della tipologia con l'energia di una terra. Terza nomination. Questo, dottore, è un paese che spesso fa fatica a riconoscere, no? Il lavoro, la fatica, la qualità. Ecco, quanto è importante un Oscar che ogni anno mette insieme uomini e donne del vino e li premia? Certamente è importantissimo, perché la comunicazione è essenziale. Io sono un appassionato della produzione, sono un cattivo comunicatore e quindi ho bisogno di strumenti di questo genere che portino a conoscere la tanta fatica, la tanta pazienza, la tanta cura che abbiamo noi nella nostra produzione, quindi è fondamentale. In merito a questo le chiedo quindi un parere anche sul nostro vinitalia.tv, che è la prima web tv del vino. Noi stiamo cercando di fare in modo che uomini come lei possano lasciare una traccia, un racconto, un video, metterci proprio la faccia. Ecco, credo che dopo l'esplosione di YouTube anche al mondo del vino questo serva. Certamente sì, è fondamentale comunicare. Noi abbiamo appunto un'origine, un territorio, delle produzioni di grandissima qualità, di grandissimo spessore, e difficilmente riusciamo a far arrivare questi messaggi poi invece all'utilizzatore finale, anche perché io sono un po' critico, un po' polemico nei confronti di molti intermediari che invece non conoscono bene, insomma, il mondo, e quindi trasmettono messaggi erroni. Quindi poter arrivare direttamente al consumatore è fondamentale, sempre per noi è importantissimo. Un'ultima domanda: la sfida più prossima per i prossimi anni quale sarà? Per Fietri? Sì. Per Fietri avremo uno spumante di Sangiovese. Adesso noi col Sangiovese facciamo chiaramente i nostri antilassi, i nostri rossi, facciamo questo rosato di Sangiovese, avremo uno spumante di Sangiovese, e quindi è un po' una scommessa.